Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come promesso, sono veramente euforico, l'avevo detto nel vlog mentre andavo in Vespa. Oggi stiamo andando a visitare per la prima volta un posto abbandonato e io non vedo veramente l'ora perché diciamo che ci andavo da piccolo in alcuni posti abbandonati con mio padre che mi trascinava, però avevo sempre molta paura. Invece ora sono proprio euforico perché voglio andarci io. E stavolta, essendo anche con due altri miei amici, speriamo non succeda nulla, però non ho questo timore che avevo da piccolo. Spero, vediamo. L'euforia combatterà la paura. E ci vediamo quindi fra pochissimo in questo posto. Non so se spoilerarvi cos'è, ma forse vi avrò messo delle immagini prima. Allora, facciamo che vi dico che è un centro commerciale abbandonato. Tra l'altro, non so ancora cioè, per quanto tempo ancora ci sarà, perché parlano di smantellarlo. Quindi cogliamo l'occasione finché c'è. E ci vediamo quindi subito. Adesso mi devo fare cos'è, un 17 minuti di strada, quindi neanche tanto, in questo posto abbandonato fantastico. E poi, mentre saremo lì, vi dirò un pochino più i dettagli proprio su questo posto. Quindi a tra poco. Porco zio, mamma mia, cosa staranno andando a fare? No, raga, però qua si entra. Siamo sicuri? Avevo visto un cancello così e poi Il entravano. cancello è di là, però questo. Ma questo è il retro? Però Ma si può se. andare di qua? Non lo so, di là abbiamo visto che sono passati in macchina due o tre volte ed era chiuso. Scusa, aspetta. Però dove passi? Più me, più avanti, sta sentiero. Proviamo, dai. Cazzo, stiamo andando? Oddio. Madonna, che inquietante, aiuto. Allora, aspetta. Qui se vedi qualcuno che ti guarda da lì è. Inquietante, dire poco. Dunque. Aspetta, ma lì vedo un ponte, Sì, no, scusate. ma col cazzo che faccio quel ponte lì? Perché? No, Cosa no, no, no? no, Cosa no? Oh, merda. no, no, no. No, 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 io eviterei. No, Ran, come facciamo? A parte No, che si scivola pure qui, eh. ma ci sarà un ingresso. Guarda, si scende, si Ma in effetti, scusa, qua si scende e lì, dai. Cioè, là si entra. potrà Lì è entrare. tutto sbarrato, però sicuramente un'apertura magari là c'è. Ciao, come cazzo entri qui? Ah, ma aspetta, ma qua è aperto? No, Esatto. ragazzi, a posto? Vieni, vieni. Oh, ci siamo. Oh, merda. Vediamo se funziona. Beh, qualcosa funziona. Minchia. Andiamo di qua? Sì, qua la possibilità di scivolare e poi col freddo è molto alta, siamo attenti. Vai, Run. Uncharted 8. Oh, cazzo. E di qua sicuramente non è mai entrato nessuno, partendo da qui. Dici? Beh, sei più riparato sulla strada. O salti o. Madonna, che cazzo, ma cos'è sto posto qua? Tipo un ripostiglio, tipo? Scusa, ma non è che questi erano negozi? Può essere. Cazzo. Ma siamo sotto qui. No, raga, qui c'è un'altra storia che non vi ho detto. Aspetta, devo dirvi la storia, sennò. Chi è? No, niente. No, ma questi qui erano tutta una storia. Aspetta, no, raga, vi devo ridire. Aspetta, iniziamo la storia così, però. Intanto tenete a mente questi posti qua, questi gabbiotti. Allora, quindi. Vabbè, andiamo intanto, se Sì, andiamo vuoi. dritto? Sì, dai. Si può? Oh, cazzo. Oddio, ragazzi, Oddio. no. No, vabbè. No, vabbè. Va bene. Oh, merda. È Buongiorno. enorme. Racconta, Allora, racconta. raccontiamo. Mi metto sulle scale e ti ascolto. Fermiamo su, dai, fermiamoci sopra così. Madonna, ragazzi, ma è assurdo sto posto. Roma. Oddio. È incredibile. Madonna, guarda qui che strapiombo. Infatti, occhio qua, ragazzi. Io mi metterei in mezzo, proprio per essere sicuro. Nessuno? E poi per essere un centro commerciale è grande, però non è enorme, dici, è Queste sono gigantesco. scale mobili. Sì. Che una volta qui c'erano anche i vetri, ho visto, anche quando è stato abbandonato, poi non ho capito che cazzo è successo. Ok. Allora, raccontiamo la storia, aspetta. Allora, Illustraci. quindi.
Ragazzi, faccio questo pezzo in voiceover perché così risulta più chiaro. Intanto vedete sotto un po' di immagini del luogo, veramente suggestivo. Comunque, il Magic Movie Park è sorto all'inizio degli anni 2000 su appezzamenti di terreno appartenuti alla contessa Anna Maria Casatistampa di Soncino, che in pratica è conosciuta per essere proprietaria anche della villa di Arcore, che è stata acquistata poi da Berlusconi. Diciamo che il centro commerciale non inizia nei migliori dei modi, perché la società costruttrice di questo centro commerciale era di un immobiliarista calabrese di Sesto San Giovanni che era in rapporti stretti con diversi esponenti dell''ndrangheta brianzola. Il centro commerciale pare sia sorto infatti per, diciamo, riciclare denaro sporco e viene costruito più o meno dal 2004 e il 2005 circa, quindi abbastanza recente. L'immobiliarista calabrese da subito quando lo costruisce ha bisogno di un ingente prestito e quindi il centro commerciale, anche per il fatto che aveva sin da subito un buco di bilancio di oltre 60 milioni di euro, è ceduto ad altre due persone, ma soprattutto oltre alle due persone nel 2005 entra all'interno proprio della società l'imprenditore cinese Song Xikai, una persona che era scappata qualche anno prima dalla Cina proprio perché aveva un mandato di cattura internazionale e anche una condanna capitale per banconota fraudolenta. Tra le altre cose, anche le altre due persone a cui passa il complesso non erano proprio le persone più per bene di questa terra. Comunque, tornando a Song, ascoltate che cosa ha fatto. Questo tizio, Song, che entra in accordo con questi altri due proprietari, perché voleva creare un gigantesco mercato cinese all'ingrosso, nella parte seminterrata. Quindi quei gabbiotti che avete visto erano perché praticamente, voleva costruire questo market, cinese, praticamente. Sì, hai visto tutti quei gabbiotti? Quindi ne aveva creati 170 di gabbiotti di 30 metri quadrati. Minuscoli, e aveva convinto appunto altrettanti commercianti cinesi da Via Paolo Sarpi a trasferirsi qua. Voleva farne un nuovo. Esatto, voleva fare praticamente il centro, il market cinese più grande, il secondo più grande d'Europa voleva fare, infatti sotto è abbastanza grandino. Che successe però, per finire in bellezza, praticamente convinse questi grossisti cinesi a spostarsi, ma il market ebbe vita brevissima, quindi siamo sempre nel 2006, non è che ci siamo spostati tanto, perché praticamente costruì queste cose sotto senza le autorizzazioni del comune, quindi verrà dichiarato abusivo nel 2006. E praticamente gli viene staccata la luce elettrica sotto a tutti quanti. Questi commercianti rimangono una settimana senza luce, si spostano anche a vendere perché qua c'è un parcheggio fuori. Dopo una settimana senza luce si incazzano e che fanno? Cioè, veramente, ragazzi, questo è successo. Si sentivano truffati da questo Song che era parte che aveva avuto questa idea e lo rinchiudono per 24 ore dentro un bagno di questo posto. Lo C'è rinchiudono anche la per storia protesta? di fantasmi, quindi. No, 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 perché poi non è morto lì. No, Sono non è morto. Dopo fantasmi. 24 ore c'è stata una chiamata anonima dagli carabinieri che l'hanno avvisato di questa cosa C'era questo e i wiki, carabinieri cioè. l'hanno liberato e poi vabbè, è stato sottoposto a processo e tutto quanto. E quindi questo posto qua chiude nel 2006, tutti i soci poi finiscono a processo e tra l'altro il multisala chiuso accumulando 53 milioni di euro di debiti ancora che ha. Ah, lì, vabbè. Ah, lì è l'entrata. Sì, là c'è scritto Magic Movie Park. Tra l'altro, se adesso vediamo l'entrata, ci sono scritti quattro simboli cinesi nell'entrata perché voleva proprio fare questo mercato cinese nel seminterrato e poi italiano qui. Vedi, guardate i simboli cinesi. Ah, questo è l'ingresso. Vedi? Spettacolo. Visto? Non so cosa vuol dire, però. No, ma poi tu dicevi che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Allora, i vari amministratori della società di costruzioni, che erano due, sono stati accusati e condannati per bancarotta. Song, che è subito scappato a Napoli, perché se ne scappa sempre, Vabbè, allora questi luoghi comuni, però. fu accusato di truffa ed estorsione, ma assolto per mancanza di prove. Quindi è stato assolto. Poi, tra l'altro, uno dei proprietari era stato accusato anche lui di riciclaggio di denaro proveniente da affari illeciti, dall''ndrangheta, ma non è stato mai processato perché trucidato a colpi di pistola, è stato ammazzato nel 2008. Storia. È assurdo, eh? Io ho sempre pensato che quando aprono i supermercati, cose del genere, ci sono le mafie Eh dietro, no, questa è una storia assurda. Vabbè, se è finito così. Ma l'ingresso è Allora, bello, poi lì ci anche sono, lì c'è una sala camminata. cinema. Anche lì ci sarà. Lì sono sale cinema, tra l'altro avevano ognuna un nome di un luogo, tipo di uno stato. No, piove. Ah, cazzo. Chissà qui com'era, cioè cosa c'era qua all'entrata. Ah, boh. Vabbè, andiamo a vedere la sala cinema. Ah,
Mamma mia! Che spettacolo! Questo qui poi c'è stato un incendio, non mi ricordo in che anno, tipo nel 2010, no. Hanno bruciato alcune sale. Oh, ma che spettacolo! Peccato che la luce... guarda qua! Che spettacolo! No, questo è bellissimo! Sentite ancora l'odore? Di bruciato? Sì. Vai, vai, vai! Che spettacolo! Incredibile, eh? Vabbè, le sale cinema sono troppo inquietanti, veramente. Dovrebbe essere 15, quindi ce ne dovrebbero essere anche alcune intatte. Spero che si siano salvate. Vabbè, dai, entriamo di nuovo lì, dai, facciamo le cose da dentro, perché lì secondo me... A salire? Ma in realtà facciamo le cose, cioè facciamo in ordine, andiamo dentro e poi vediamo le sale da sopra. Che sennò qua ci perdiamo, andare a caso. Dai, facciamoci tutto il piano qui e poi saliamo. Vediamo un po' cosa c'è. Cosa c'è lì? Sì, erano rimasti un po' di... Queste sono le cose dei droni, insomma. Sì? E qui erano tutte le parti dedicate ai, insomma, negozi italiani. Anche. Vediamo come sono. Cioè, io devo andare in bagno, non c'è... guarda il tipo corn qui, le cose di popcorn, il cinema. Qua ci stavano proprio... Guarda, vedi, multiplex 15 sale, vedi, c'è scritto. Multiplex cinemercato, polo commerciale, 220 negozi. Cazzo. Vedi che è cinese. Te l'ho detto. Sì, cine in realtà. Cine ha il doppio significato, era proprio in quel senso lì. Qua vediamo un po'. Cazzo. Bellissimo, non un doppio di pensare. Merda. Andiamo non qua so dentro. Se è quello, così. Madonna, non è che c'è qualcosa. Oddio, che inquietante. Spera, che accompagnatevi qui dentro. E io ho pisciato in un luogo del genere. Sì, ma io lì dentro non vorrei andare per una volta lì. Permesso? Occhio sempre la testa. Fammi luce. Aspetta. Aiuto, che adesso viene rubato tipo dentro. Che? Boh. Oh, cazzo. Fammi luce. Aiuta. Là è bello. Oddio, no, io non ci vado. No, è tutto bagnato. Vabbè, ma è una merda, dai. Sono qualcuno morto dentro, cosa vuoi che sia? Sicuramente hanno rinchiuso sonno. Madonna. Non so in quale bagno, sarebbe bello saperlo. Minchia, i bagni erano piccoli comunque. Ciao. Ciao, buon dì. Prima non era così. Era peggio? Un mese fa, sì. Sì? Hanno tutto raggruppato. Ok. Siete già stati quindi qua? Siete già stati quindi qui? Sì. Ci sono cose da vedere più belle, cioè. No, io volevo quei droni. Ma infatti sono droni da... Utilizzeriamo... Okay. Okay. Sono droni da gara o sono droni da freestyle? Da freestyle. Ecco, vedi, infatti le cose che vedevamo erano... E lì abbiamo visto un po' di eliche da freestyle. Un po' passare nei buchi. Che figata. Niente di più. Figata. Non prendeteci in testa se stiamo in giro, ci abbassiamo. Ok. E allora, vabbè, qua dai, andiamo veloci. Sì, questo qua è il posto perfetto per fare le stesse delle gare. Oh. Questi sono i server, cioè, tipo la parte... Tira su. Guarda pure qua. Song Xing Trading, vedi? È tutto cinese? Dei negozietti. Non so, si può essere. Quindi quanti piani alzai? 3. Cioè, là sotto, questo e sopra, basta. E poi vabbè, si può andare sul tetto, però. Amore, ti amo. Cioè, ma che posto è per fare una dichiarazione d'amore, scusa? Vabbè, dai, qui... Direi, possiamo andare sopra? Dai, continuiamo fino a lì, poi dopo saliamo, dai. Facciamo fino in fondo, sì. Sala giochi? Sala giochi, Matrix. Il ponte è un po' simile. Il ponte. Ma qua? Però guarda se c'è una birra. La birra di 15 anni fa. Si passa di lì. Qua c'è un listino prezzi. Crepe agli agrumi. Con le crepe. Bello questo. Namco. Quello è ancora sala giochi. No. L'avranno trasportato da lì a qua. Altra sala cinema. Oh, 3 su 15. Ma sicuro che non è quella di prima? Così. No, questa qui è più o meno bruciata. Minchia, ma tutte erano bruciate, ma che è? Ma quindi quello si riesce a vedere anche il proiettore, quindi se ne andiamo. Sopra, sì, poi è il terzo piano, sì. Cioè, il proiettore non so se c'è ancora, ma ci sono proprio le sale. Sì, quello per forza. Guarda lì la scala che c'è. Prima c'era. Si vede, prometto un po' il telo. Cazzo, io sarebbe figo andare, ma come facciamo? Impossibile. No,
Che figata però. Sono i posti che non puoi andarci normalmente. Sono, secondo me, sono tutte le sale cinema una a una. Adesso scendiamo. Sì, dai. Siamo a 3:15, quindi. Sì. Quasi achievement unlocked. No, a 5. Achievement è 15. 5 su 15 sbonzo. 10 su 15 è argento e 15 su 15 è, secondo me, è proprio oro. Vabbè, giusto. Vabbè, di lì siamo andati, sì, saliamo, dai, sì, dai, direi che qui. Oh, guarda qua. C'è un altro Bikers. Qui sempre roba da roba della sala giochi. Sì. No, sì, era tutto qua, dai. Sì. Oh, beccati che figata, caccia al tesoro sotto le scale. Che figata. Ora dobbiamo vedere cosa c'è. La cosa è tipo, cioè, veramente è finta, cioè. Oh, bello lì, c'è una, ci sono delle porte. Qua sembra più. Vediamo qui cosa c'è. Cazzo, sì, è una sala cinema. Beh, da sopra è fighissimo. Bello da sopra, oh, madonna. Da sopra è assurdo. Ma questa ci eravamo andati prima. Sì, era da sopra, madonna. Guarda che inquietanti le sedie. Allora dobbiamo cercarne una più o meno intatta, dai. Sì. Questa è già segnata. Posto. Si è già entrato in questa sala. Come fa la sala 15? Secondo me queste sono tutte sale, anche quella. Vediamo un attimo, andiamo di qua. Guarda, questo c'è. Guarda. Quello che ha il visore, guarda che figata. E si è schiantato. Sala, ci vedi, sono tutte sale cinema queste, eh? Dai, già questa è messa meglio, guarda, no, questa, guarda. Mica, è enorme questa. Ma è gigantesca. È la prima che abbiamo visto, secondo me. Così grande era? Sì. Fa in basso comunque. Questa è la prima che abbiamo visto. No, incredibile, sono questa qua è enorme. Sicuro. Più grande delle sale normali, eh? Cioè, quello lì è... O no? No, no, non è vero. No, secondo me questa non l'abbiamo vista, eh? Questa è la quarta. No, no, io non me la ricordo così grande. No. Boh, qui le scale ci sono. No, ma qui le sedie sono abbastanza messe bene, eh? Sono anche i numeri. Sì, sì. No, ma questa qui giù non è bruciata. No, ci siamo passati qui. Bella. Dove si esce? Ci sono due uscite. Adesso vado a vedere. Oh, questa è bella. Oh, finalmente. Oh, bella così, cazzo. È pure insonorizzata un po', sentite. Pronto? Salvini merda è recente. Anche quella lì è recente. Ah, la mascherina viola? Cazzo. Devo andare troppo anche adesso a vedere sopra le sale di produzione, quelle dove si. Ma il poi tu. Vedi? Ah, è lì. Sì, ma si arriva. Sono tutti là in alto. Sì, si arriva. Questa è tenuta bene, dai, almeno. Mica, guarda, l'unica che si è bruciata è questa qua. Sì, è vero. Dove c'è il bicchiere, da sei uno che si è dato fuoco. Bello. Questa è benzina. Via. Guarda i simboli che ci sono sulle sedie. Bello. Occhio per occhio. Bellissimo. Alziamo le finocchio. Che poi è una faccia, vedi che c'è lo... Beh, inquietantissimo. Vabbè, dai, su, si fanno tutte quante una a una e sono 15, dai. Quindi 6 su 15? Sì, ma ci sono, dai. Oddio, sento il drone. Sento il drone qui, ragazzi. Ora ci arriva il drone in faccia. Aiuto? Aspetta. Dov'è? Ecco. Rip. Dice che è trambato. Guarda qui che figo. Questa era l'uscita probabilmente. Uscivi dal cinema, andiamo qui. Questa è grande, eh? Cazzo. Mica, è ancora più grande o no? Questa è enorme. Porca troia. Sì, dite che era più grande. Cavolo. Non era così grande l'altra, eh? Questa no, ma assurda quanto è grossa. Quante ne abbiamo visti? Pochi? Cioè. 4. Mi spreco comunque veramente. Posto enorme, lasciato così. Tutto bruciato. Infatti che cazzo brucia, io quello voglio capire. Però pensa di essere un piromane dal fuoco. C'è ancora la struzza di mercato, io la sento. Cazzo. E si è bruciato poi tipo almeno 10 anni fa è stato l'incendio. Se mettersi lì in fondo e vedere tutto bruciare, un po' ti esalta. Sei un piro... No? Sei un piromane dentro? Oh. Non ho paura delle persone, ho paura dei droni adesso io. Cazzo. Aiuto. Porca troia. Oh. È morto. Vedete, il loro sport è girare finché non si schianta. Tenuta bene anche questa qui è nuova. 9. Dai che ancora uno c'è il trofeo d'argento.
film bello, sala da rivedere. Però questa dai, decente, dai. Sala migliorabile. Vabbè, dai. No, aspetta. Mi stai facendo? Ah, il achievement. 10. Ma chi è? Non te la... Stanno chiamando? Copyright. Ma è partito il video dopo? C'è la maledizione di... La sala c'è di... No, di sopra. La maledizione di sopra. Quindi insomma, parte sopra piena di sale, grande comunque, sì, sale. Veramente enorme. Va, questa è Madonna, questa è proprio l'opposto delle altre. Porca troia. Questa è... non c'è niente. Madonna, questa c'è qui forse è... Questa mi piace. Ha dato fuoco almeno due o tre volte. Guarda che posto incredibile. Cioè, incredibilmente triste in realtà, però... Se illuminare, vedi, c'è uno seduto in... Quello lì è un Poi è veramente enorme, cioè dici hanno abbandonato quattro cose, invece è veramente gigante. Sotto era piccolino, ma sopra, quindi veramente era principalmente cinema. Sopra cioè. Era cinema e sotto era commercio e... E dai, qui sblocchiamo l'achievement per forza, perché sono una dopo l'altra. Cioè, sì, questo penso sì, questi sono i bagni, ok, vediamo i bagni. Guarda qui dentro, inquietante. Bello, sì, qua sono tipico dei bagni, oddio, qua è inquietantissimo. Dai, i bagni mi fanno troppa inquietudine. Boh, guarda che inquietante. Esatto. Un po' ritrovare. Questo era quello del... Passa il peso o finisce? Lo spirito del song. Scritto no, però. Se caccia il peso. Dobbiamo seguire i passi, però, non è che possiamo... Caccia il peso o destra, ultimo bar. Se la gente non te ne sapete. Scritti a caso, torna alla zona bar, primo piano per i primi indizi. Madonna, che cazzo di giro ti fanno fare? Niente, è semplice, fra. Scusate raga, questo indizio non esiste più perché è andato fuoco di nuovo. No. Alla sala e quindi si è carbonizzato il nuovo indizio e poi lo chiamo. Controlla il maniglione coglione, c'è scritto. E ci spuntano di... Minchia, se non faccio luce, guardate quanto è buio. Adesso lo stai facendo, però, minchia. Vabbè, basta. Niente. Questa caccia al tesoro non sa da fare, eh. Che cazzo, me la sto distruggendo su dove... Veramente. Vabbè dai, le sale hanno pure rotto la minchia. Eh no. Che cazzo. Vabbè. Vieni. Trofeo d'oro. Scopri tutte. Cioè no, tipo è ripartita la... È tipo, come si chiamerebbe? Cinefilo tipo. Scopri tutte 15 le sale. Cioè cinemaniaco. Cineamatore, scopri 5 sale all'interno del circa. Esatto. Cinefilo, scopri 10 sale. Cinemaniaco, scopri tutte le 15 sale. Maniaco, punto, uccidi qualcuno nella sala 15. Esatto, nella sala grande. Quindi dai, andiamo lì veloce, poi, cioè, poi dobbiamo andare assolutamente sopra proprio. Dobbiamo uscire fuori per andare su. Vabbè, qui l'abbiamo vista, sì, no? Sì, ah, qui abbiamo finito? Sì, abbiamo fatto. Dobbiamo scendere... Aspetta. Cioè, no, scendere io scenderei da una di quelle sale che ci porta su, oppure da una delle uscite. Ma se tu vuoi andare sopra o sotto? È sotto, sopra. Cioè, devi andare sotto per andare sopra, perché si entra da fuori. Si sì. Sì? Vibra un po', però. Quindi pensa alla settimana che sono rimasti senza vedere... ma si sono spostati, infatti, a vendere nel parcheggio. No, qua sotto. È tutto buio, che fai qua sotto? Come fai qua sotto a vendere? Ah, guarda, guarda. Xiaxin Trading. Vedi? Di qua era. Dimmi che è qui. Sì, cazzo, è qui. Oh. Occhio sempre, tenetevi alla ringhiera. Guardate bene sotto, c'è qualcosa di crollato. Eccoli. Qua c'è l'apertura grande che è aperto così. Qui è proprio buio. Oddio che posto, guarda. Ok. Occhio per la merda. Oh, figo. Sei uomo. Questa è la sala proiezioni. Senti che puzza. Questa è tutta la società, per esempio sto posto qui quando lo vedresti mai in un cinema normale? Non puoi.
Perché tutto il cibo, cioè tutto quanto. Sono tutte e qui, le sale? Esatto, qui sono le sale proiezioni. Tutte le sale si mettevano qua, qui se li puoi dire. Non lo so, cioè sono questi macchinari qui secondo me, guarda. Ma cazzo è una stampante 3D così? Guarda, è qua, qua è la sala proiezioni, guarda, che ci vede la sala. Questo è il proiettore. Quindi secondo me sì, questo qui è il proiettore. No, ci mettevano sul proiettore. Sì, certo. Ma quindi qui erano tutti uniti, cioè non erano sì, divisi in gabbiotti. Sì, guarda, tutti quei mobili lì hanno la proiezione. Che figata. Vediamo una sala da qui come si vede. Merda. Figata. Qui quindi tu stavi a fare la tua sala proiezione, parlavi con i tuoi colleghi che erano qui di fianco. Sì. Si può andare anche sul tetto, vogliamo provare? Io vorrei andarci. Sì, sì. Oh dai, proviamo a salire allora. Madonna, guarda che cos'è questo? Un buco? Oddio. Merda. Oddio, ma va giù, eh. Pensano di bere. Guardate anche vicino voi. Occhio, sì. Porca troia. Ma cosa? Sai che c'è sotto? Ah boh, dai, infatti, madonna, quel buco lì mi ha fatto un attimo nel vuoto, eh. Guarda i fogli. Magic Movie, manutenzione proiettori, no. Tipo di data, contatore e tipo di intervento. Ora sono vuoti. E i masoni 15 anni fa. Guarda qua quanta roba. Luce, pulizia. Gli appunti dei tecnici. Note generali. Guarda, questo qui è scritto. E quella è la programmazione. Programmazione abbiamo. Adore in the... Vabbè, leggete voi che... Match point. Bellissimo. Match point. Eccezionale. Veramente. Munich. Bambi 2, ma che è? L'hai fatta la foto? Oh, comunque, guarda, 2006, quando è stato chiuso. Ah, 2006, ok. Bellissimo. La faccio anch'io la foto. Domani, no. Tutto domani. AC. Domani chiudiamo. Veramente è stato aperto pochissimo sto cinema, è tipo veramente, forse neanche un anno. Vabbè dai, andiamo su. Andiamo su. Dai. Porca la puttana. No, se cade più che altro. Quella è il là. Guarda qua. Aspetta, ma qua regge, sì. Porca la... Cos'è? È lì che volevamo andare, no? Ah, lì, cazzo, che figata. Bello, bello. Spunta il... C'è il drone però. Dov'è? È lì. Cazzo, sti teli qua, peccato perché... Aiuto. Andiamoci dal buco lì, va, No, vieni qua, vieni qua. Meglio, bello. Là, là, guarda che vista! Spettacolo! Ma no, altissimo! Oh, Ran, mica te vuoi sfidare, guarda Ran cosa fa! Caccia al tesoro, indizio sulle scale, ma basta! Come cazzo l'hanno scritto lì sopra, me lo spieghi? Possibile? Rimaniamo lì. È la parte più pulita, devo dire. Vabbè, dai. It's a wrap. Niente, Ran deve sfidare la sorte. No, no, oh, cazzo mai. Là ci strunzo proprio, No, no, Ran, minchia, che paura. Io me ne vado. No, capì, ma da nel vuoto. Da nel vuoto. Ah, proprio le cose più stabili vogliamo fare. Porco... Madonna. Vada, vada, vada. Ma vicinissimo proprio, Allora, addio forever.
Una cosa ci sono dimenticati, voto del posto che c'è sempre alla fine, il voto. Il film era bello. La sala da rivedere, come dicevamo. Che dici? Beh, dai. Mi sarei aspettato un po' più di horror, di thriller. Infatti il fatto che ci fossero anche quegli altri che facevano volare il drone un po' ha rovinato l'esperienza. Ok. Di angoscia. Vabbè, però il posto era figo. Che speravo sì, no, il posto era molto figo. Il posto era bello. Io un bel 8 glielo do, dai. Sì, su 10? Sì. Non 10 perché ho visto dei posti più fighi in realtà, cioè non nei video. Sonno perché era più affascinante, forse un 8 e mezzo. Ah, di più? Era più affascinante perché era c'era questo minareto pazzesco, però il resto era più bello qua dentro. Dentro era più bello. Sì. Bene, bene, bene. No, ci sta 8/9. Sì, dall'8 al 9, come dall'8 al 9. Fosse stata qualche locandina in più, qualche cimeglio in più nascosto, qualche easter egg messo dagli sviluppatori del post. Dai vandalizzatori del post. Esatto. E alla fine non abbiamo fatto la caccia al tesoro. Vabbè, abbiamo visto le indicazioni per una caccia al tesoro, ma non si capiva la serietà e l'affidabilità di queste indicazioni, perché alcune erano cancellate, altre erano sparite completamente. E quindi non si sa se effettivamente ci fosse un tesoro, ma quindi fatecelo sapere nei commenti. Giusto, se anche voi avete, se avete trovato, cioè se avete fatto la caccia al tesoro, e cosa avete trovato? Ho trovato il tesoro di Nova Milanese. Esatto, bene. Allora va, si va a mangiare. Basta. Esatto. Si va a mangiare. Saluto. Adios. Adios. Sono tornato in macchina, spero che questa esplorazione vi sia piaciuta. Ora vado a mangiare perché è anche ora, e lasciate un mi piace, mi raccomando, se questa esplorazione vi è piaciuta, e se ne volete altre di questo genere. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, un saluto e ciao a tutti.